Diciamo che stare con un atleta non è semplice, soprattutto quando sei sotto delle gare importanti, perché comunque sono a volte molto sotto stress, ma diciamo grazie alla mental coach lui ha iniziato a gestire meglio questa sua agitazione, che comunque è normale. Quindi ad oggi devo dire che è molto gestibile la situazione. Quotidianamente lui si allena sia mattina che pomeriggio, quindi è molto assente in casa, no? Diciamo, però quando c'è si fa sentire. Risveglio, telefonate su telefonate, interviste. Per lui è stato l'apice, penso, di ogni atleta poter raggiungere questo oro, e di conseguenza godiamo noi della felicità sua e di tutto quello che ha ottenuto. Allora, momento difficile, diciamo, vabbè, quando comunque lui mentalmente era pronto per quella gara, si metteva in quei blocchi e arrivava secondo. Questo per lui è stata una frustrazione, perché non capiva qual era il suo sbaglio. Ero con degli amici e con mia sorella, e c'era anche Anthony, mi sono portata Anthony dietro. E quando allora ha fatto la semifinale, che ha fatto 9,84, mi ha chiamato e mi ha detto: cavolo, hai visto cosa ho fatto? Poi niente, quando c'è stata la finale è stato veramente qualcosa di fuori di testa. Andare in America ci piacerebbe tantissimo. Lui mi ha detto che voleva andare in California, quindi quelle zone lì, Los Angeles, non so, vedremo dove ci porterà il cuore. Può essere una cosa produttiva per me, produttiva per lui, produttiva per i bambini. Logicamente noi vediamo un futuro anche per loro, comunque sai, studiare in una scuola diversa fa crescere anche i figli diversamente, secondo me. Poi noi siamo, appunto, sia io che lui, siamo nati in altri posti, cresciuti in altri posti, capito? Quindi forse anche per questo siamo propensi a voler spostarci e far vedere ai bambini il mondo, com'è il mondo.